insieme per aiutare chi soffre. L'iniziativa del quotidiano Il Messaggero, che intende raccogliere fondi per 3 ospedali della capitale, ha una madrina d'eccezione, la sempre sorridente Marisa Laurito. L'urna accoglie anche le offerte dei giocatori, rappresentati dai capitani Giannini e Maradona. La showgirl vedrà perdere il suo Napoli, cui evidentemente non si addicono le vacanze natalizie. Sarà un caso, ma il ritmo dei partenopei viene puntualmente spezzato dalle parentesi festaiole. Al di là del modo con cui matura la sconfitta, gol partita a 3 minuti dal termine, la squadra di Bianchi sembra la brutta copia della macchina da gol ammirata in altre occasioni. Per contro, la Roma chiude in crescendo l'anno bisestile, ottenendo la 4ª vittoria consecutiva e giocando all'Olimpico con determinazione maggiore rispetto agli avversari. Tra i giallorossi, i voti più alti a Mela, che sta gradatamente ritrovando i motivi migliori, e a Rudi Völler, da diverse giornate molto efficace. Proprio il tedesco, su cross di Tempestilli, sigla il gol vincente, l'ultimo della Serie A per il 1988. È il 42esimo minuto della ripresa. D'accordo, l'equilibrio si rompe quando le due squadre probabilmente pensano già al pareggio e alla doccia, ma va detto che la Roma, più tonica ed aggressiva, non ruba proprio nulla. Negli spogliatoi Diego Maradona non drammatizza, il presidente Viola si aspettava una prova convincente. Ma certo, eravamo in ascesa, tutti lo sapevano, saremo ancora in ascesa in futuro, si raccoglie quello che si è seminato nel momento triste, no? Sicuramente tutte le squadre stavano pensando già in un pareggio, però è venuto questa promessa di Völler che ci ha punito così un pochettino, però il Napoli va molto bene, si va per Roma molto bene. Ed ora facciamo un passo indietro con un bilancio forzatamente schematico sul cammino delle due formazioni in queste prime 11 giornate di campionato. Il Napoli, fenice calcistica, risorge caparbiamente dalle proprie ceneri. Dopo uno scudetto buttato via malamente, riesce a ricucire gli strappi, a ricreare un ambiente sereno e assetato di successi, anche se i primi 2 turni mostrano ancora un motore in rodaggio. In Lecce, la squadra di Bianchi comincia una marcia travolgente. Tappe importanti, i 5 gol a Torino contro la Juventus e la replica immediata al San Paolo col Milan. Esorcizzato il diavolo, i napoletani proseguono sull'entusiasmo, inanellando un trittico di vittorie, fra cui spicca quella ottenuta sul Verona in trasferta. Poi lo scivolone di ieri che porta a 3 i punti di ritardo dall'Inter capolista. Il Napoli, attualmente orfano di 2 pedine importanti come Alemão e Romano, è atteso da una stagione intensa col triplice impegno di campionato, Coppa Italia e Coppa UEFA, della quale ha superato brillantemente 3 turni contro PAOK Salonicco, Lokomotiv Lipsia e Bordeaux. Potrà sicuramente regalare soddisfazioni ai tifosi, anche se far promesse nel calcio richiede prudenza. Promettere è molto, molto difficile, promettere una cosa che venga. Io solo posso promettere il mio impegno e questo credo che lo sto dimostrando, perché in campo vado sempre. La Roma comincia balbettando. Dopo alcuni risultati accettabili, incappa nella sconfitta di San Siro con l'Inter e tocca il fondo nella 7ª giornata. Travolta in casa dal Torino, sembra quasi spaccarsi. Anche Lidl è oggetto di contestazione. Leggevo tutto sbagliato, campagna acquisti tutto. Dirigenti vecchi si riferivano a un mio amico, allenatori vecchi e si riferivano a Vittorio Pozzo forse, no? Ma il barone, proprio come il suo vino, migliora col passare degli anni e riesce ancora una volta a sbugiardare i detrattori. I giallorossi, dopo la figuraccia all'Olimpico, reagiscono orgogliosamente e collezionano un poker di vittorie, significative quella di Marassi contro l'ottima Sampdoria e quella di ieri, col Napoli vittima illustre. Eliminata in Coppa UEFA dalla Dinamo Dresda, la squadra non subirà distrazioni in campionato, ora affrontato verosimilmente col morale alle stelle. Ma io penso che per la Roma l'89 sarà un anno molto buono, perché ci auguriamo tante cose. Di che segno è la Roma, lo sa? Ma io sono toro, basta quello. E sarà l'anno del toro? Ma sì, dicono che sia l'anno del toro, eh.
Lidon, che è un esperto, vi ha consigliato un vino con cui festeggiare questo fine anno. Sì, l'ha consigliato, ma c'è anche un mio genero, il marito di mia figlia, che ha il vino migliore, quindi io devo quello là. Insomma, anno nuovo, vita nuova. Ci si augura che l'adagio valga anche per i teppisti, che inquinano il calcio. Da un fuoriclasse come Maradona, un augurio e un monito. Dobbiamo trovare un anno 89 senza violenza, questo non lo chiede solo Maradona, lo chiede il calcio. Grazie e tanti auguri. Ciao.